fatto un po' di attrito sull'accoppiamento tra marmitta e si vede l'alluminio e motore, in quanto non ho utilizzato guarnizioni né altro, perché poi quello lo farò nel momento in cui metterò il motore sul modello. Comunque far girar bene, e anche dove è stato riparato, lì dove c'era la vite spezzata, ha tenuto. C'è stata solo un po' di perdita, che io qui più che la guarnizione metterò anche del motor seal, anche più affidabile delle guarnizioni. Motore con questa è una 12, una 11x7, gira tranquillo sui 12.000, il picco quanto è stato 12.000 qualcosa, non potentissimo, ma un motore che va bene. È anche molto leggero lui rispetto ad altri concorrenti della stessa classe. Va bene, per il momento è tutto. Grazie all'amico Simone dell'eccellente restauro, e boh, lo vedrete volare non so quando su qualche modelletto. Bravo Erwin. Ciao ciao a tutti.